saluto a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale. Come c'è sempre Lassaros che è al mio fianco e oggi abbiamo il match dei match, il match più importante della vita, l'ottantesimo anniversario dei follower. Mi dicono che match fare, ragazzi, Hulk Hogan contro Sean Hogan. Adesso partiamo dal fatto che questa è la terza volta che lo registro, ragazzi, e anche l'ultima, perché se non va neanche adesso ci sono problemi, non avrete mai il match. Sto avendo problemi nel registrare. L'altra volta io l'ho registrato in tre match e non mi ha preso la voce audio, non so perché, cioè non penso che io stessi registrando con il muto nel microfono, raga, mi sembra troppo impossibile. Comunque, ragazzi, sta entrando Hogan. Ma non fa niente, questo ve la farò sentire io la canzone in un altro modo. Comunque, saltiamo l'entrata di Hulk Hogan, perché adesso entrerà il vero Hulk Hogan. Adesso entrerà il vero Hulk Hogan, ragazzi. Siete pronti? Signori e signori. E riparte la qui la voglio sparata a mille. Signori e signori, devi pompare l'audio. Ecco a voi a mille l'entrata più bella della storia. Siamo pronti? Mamma. When it comes crashing down and it hurts inside. No, ragazzi. Forse voi non avete capito. Shawn Michaels vestito dal Hogan con il baffo giallo. Meglio, ragazzi, dell'originale. Meglio dell'originale. You gotta take a stand, it don't hurt to hide. Sì, abbiamo capito, va bene lo stesso, non importa. Ragazzi, cioè, bellissimo, saltiamo perché non importa. Si va nel match, si va nel vivo. Allora, qua Saroschi ci deve raccontare, ma anche il vostro caro Richard vi racconterà, ragazzi. Vi racconteremo tante cose. L'ansia, quindi sta controllando se l'audio va bene. Di ansia, sto controllando se la registrazione è tutta regolare. Non sei diventato franzosi. E quindi sono un po' in ansia, ragazzi. Giuro, è la terza volta che registriamo questo match. L'ultima, anche quindi l'ultima, la prossima volta me la prende questa. Se non questa, senza la audio. Facciamo in live. No, guarda, mai più. Perché non fa. Non allora, è proprio, ragazzi, un match destinato ad esistere. Cosa devo dire? Storia, Saroschi. Forse parto io, poi Vai. Dopo intervieni. È carico, oggi non può parlare. A SummerSlam 2006. Match che tutti si ricorderanno, perché in quel periodo c'era appunto un tag team formato da due dalla leggenda e dall'icona. The Legend che era Shawn Michaels. No, The Legend, scusate. Sì, ha già sbagliato, c'è proprio un po'. Ragazzi, perché oggi sto guardando Saroschi negli occhi, è davvero bello. Allora, no, mi stai emozionando, Saroschi. Stai calma. Allora, The Legend, Hulk Hogan e The Icon, The Heartbreaking Shawn Michaels, ragazzi. Ok? Questi erano le due icone che c'erano, le due leggende e icone di quel periodo a Raw, che lottavano insieme perché avevano formato il tag team. Cos'è successo in una puntata di Raw? I due vincono un match. Sì. Durante i festeggiamenti di Hulk Hogan, che tutti noi conosciamo benissimo, ragazzi, perché no. Cazzo. Conosciamo benissimo perché, ragazzi, quando partiva non si fermava più con sentimi qui, la mano che nell'orecchio andava da una parte all'altra, ragazzi, andava a cercare il pubblico. E a un certo punto Sean si gira e rifila una switching music from nowhere. Lo tradisce. E quindi da lì, ragazzi, silenzio tombale nell'arena. Tutti scioccati, me compreso. Io bambino, ragazzi, ero incazzato nero perché ero fan di Hulk Hogan. Lui si faceva i beveroni che consigliava al figlio. E quando... Sì, vabbè, ragazzi, Shawn Michaels non l'avrebbe mai fatta una cosa del genere. No, ma no, non fa ovviamente niente. E io, ragazzi, da piccolino ero... Ci sono rimasto malissimo perché non me l'aspettavo, ma soprattutto, raga, non volevo vedere assolutamente l'incontro di SummerSlam.
In quel periodo, ragazzi, come ben sapete, Sky i pay per view ve li faceva pagare tipo 60 euro. Minchia, costavano un botto. Costavano molti, te li ricordi? Sì. Costavano veramente tanto. E quindi. Intanto noi, raga. Cazzo. Niente. Swarovski ce l'è andata, giù pesante. Schieniamo? Così, subito. Sì. Io volevo finire il discorso. Vai, vai. Oddio, già resilienza. No, ah. ce la faccio. E quindi cos'è successo? I due vanno a Summer, ragazzi. Ma nel frattempo, quanto è stato? Un anno? Due? No, un anno o due anni? Di che? Di storyline tra di loro. No. Un anno. Ma non lo so se sia trascorso un anno, forse qualche mese. Però, raga, c'è stato un lungo periodo di storia tra i due dove Shawn Michaels forse ha fatto una delle sue performance migliori di sempre. Ragazzi, cioè, assurdo. Adesso voi lo vedete lottare così, ma aveva fatto un'intervista con Larry King. Che sarebbe, un talk show americano. Di un talk show americano, una specie di David Letterman o Tonight Show con Jimmy Fallon, ragazzi, ok? Però il vero, l'originale si chiama Larry King, ok? Esatto. Mentre questo qua, ragazzi, era Larry King. E quindi cosa è successo, ragazzi? Che Sean si presenta nella puntata con Larry King... Con il... Avete presente le stampelle? Il girello. Il girello, raga. Il girello che usano le vecchiette novantenni pronte a lasciare... Per poter il paradiso... Pronte a poter lasciare la terra per raggiungere il paradiso. Dai, da ma poverine. Ragazzi, entra con quello, poi a un certo punto lo lascia, la cadere, si lancia e inizia a parlare, ragazzi. Imitando Hulk Hogan. Let me tell you something, brother. Si pompava tutto, ragazzi, è stupendo. Se non l'avete mai vista, dovete recuperarvi assolutamente quella cazzo di... Oddio, c'è di intervista, perché era devastante. Bellissima. Bellissima, raga, bellissima. Ma sai cosa ti dico? Dimmi. Swarovski bella. Che io vado di mossa finale! L'ha fatta a sinistra? Ma la fa sempre a sinistra, non so perché, raga. Tre video, tre volte a sinistra l'ha fatta. Allora, si è presta. Oddio! Oddio! Resilienza della Swarovski, ragazzi. No, mamma mia, raga, per un ciuffo d'erba. Senti, adesso ti do il pugno di Hulk Hogan. Sei pronto? Ma adesso ti dai un cazzo. No! Guarda. Comunque, Swarovski, se tu volevi aggiungere qualcosa, fai pure. Non so se conosci altre storie da raccontarci. Che cazzo ma cos'è questa cosa? Non l'ho capito, ragazzi. Ma l'aria, ma me l'ha presa la mossa? Eccola. No, ma questa è quella reale, certo. Raga. Sì, Rob Break. Guarda. Sì. Ci vado. Ci vai? Sì, non sarei mai uscito, raga. No. Cos'è? Mamma. Che bello quello di Sean. Il raga. Più bello di sempre, secondo me. Ragazzi. No, il più bello di sempre è quello di Hulk Hogan. Quello di Hulk Hogan. Il e vero. E poi... Il vero... Aspetta, stavo un attimino... Comeback. Cioè facciamo le corde, le sapete. Sì, esatto. Cazzo, ma però, raga, mi sto sempre. Raga, e adesso dobbiamo fare una cosa. Vado a questo lato che mi piace. Non la posso parare tanto, vabbè, non fa niente. Ragazzi. Siamo pronti? Comunque, la banda. Facendo riferimento uno, a quello che ha detto Swarovski prima, raga. Su MTV, tanti anni fa, c'era un programma di Hulk Hogan. Era proprio in quegli anni, tant'è che Sean durante anni? L'intervista fake. Piano non mettere la mano davanti qua che... Hai l'ansia? Sì, parte il muto. Durante in l'intervista anni, fake aveva citato proprio questo programma di MTV. Davvero? Sì, sì. No, vabbè, ragazzi, stupendo. E quindi... Fanculo. Ma pensa che non ho schiacciato... No, vabbè. Yo! Siete pronti, ragazzi? Dai, cazzo, Hulk. You! Brother! Dice let tu! Let me tell you something, brother! Come no, osi! Brother! Dai, cazzo, raga, uno dei comeback più belli di della sempre. Storia di sempre. Intanto di mi vibra tutto il cazzo di Joyce. Mamma mia, vai di schienamento! Oddio, raga! No, ma si è già subito! Ma perché prima ci ho dovuto dare la resilienza? Infatti, ragazzi... Non mi ha dato una culata? No. Schiaffetto? No, testata di raga, comunque, facendo riferimento a quello di prima, Hulk Hogan faceva delle trasmissioni MTV dove, adesso non mi ricordo esattamente, comunque io mi ricordo la puntata dove lui raccontava la sua vita, ecco. Andava in palestra, ok, con il figlio,
E durante un episodio, raga, avete presente gli americani che si pompano con tutti quei beveroni? Si bevono di tutto e di più, frullati, frutta, uova, Bacon. raga, uno schifo. Dove stai Sto rotolando verso andando? sud. Ragazzi, scusate un attimo, qua devo andare a destra. Intanto guardate Niente, la vado a mia sinistra. parrucca. Vai giù di nuovo, Vai, cazzo! dicevi questi beveroni infiniti? Ragazzi, il figlio non era sicuramente abituato o a biberoni o all'allenamento. Penso più all'allenamento. Raga, escono dalla palestra e a un certo punto inquadrano il figlio e non avete capito che ha vomitato completamente nel marciapiede questo mega beverone che si era sparato prima Che dell'allenamento, raga. schifo, cazzo. Uno schifo totale, una cosa spruzzo proprio. Dai, ma Raga, puoi anche bellissimo, evitarli giuro. questi dettagli dello spruzzo. Giuro. Bellissimo, veramente. Tanto qua Swarovski. Abbiamo un'altra mossa Ma dimmi un'altra. speciale. No, te la volevo parare. Ma tu ce l'hai la resilienza? Oddio! Lo Oddio. schieramento from nowhere! No, Swarovski deve raga. uscire! Siamo pronti, ragazzi. Forse è arrivato il momento di chiudere il tutto. Mamma Dai. mia! No, ho sbagliato forse. Me l'hai fa Vabbè, l'ho caricata? fatta caricare. Ragazzi, se non va a destra mi incazzo. Dai, sei una merda umana però. Ma dai, lo stai Vabbè, insultando? non fa niente, ragazzi. Siamo arrivati alla fine di SummerSlam. Forse. Arbitro, dove sei? 1, Sì, 2, ciao raga, non ce la faccio. 3, Hulk Hogan il campione Di sto di cazzo, perché non questa ha vinto. faida bellissima. Complimenti, raga. Abbiamo fatto un video proprio una tirata a non finire. Chissà se avrei preso la voce stavolta. Sì, la voce, cioè il microfono sta funzionando, è attivo e sta funzionando, ragazzi. Guarda, Quindi adesso siamo. Hulk ti dice, fammi sentire. Ecco, raga, adesso parte Fammi l'esultanza sentire che di non ho Hulk Hogan. sentito bene. Tipo 2 minuti di esultanza, ragazzi, ve li lascio tutti questi. Comunque, penso che questo è il match del canale. Questo È lo questo? giudichiamo? Lo giudichiamo come match del canale. Raga, per tutta la Potrei. storia, per tutto quello che c'è dietro Per queste due tutti i leggende. sacrifici. Ripetiamo. The Legend, Hulk Hogan vs. The Icon, Shawn Michaels, The Heartbreak Kid, Mr. WrestleMania, Li elenca tutti. Ne The Showstopper, HBK. manca uno. Prendete tutti. No. E quale? The main event. Ma se l'ho detto prima, Non l'hai manco mi hai detto. Non ascoltato. l'hai detto. Sì. Mi è partito tu. Raga, ma Hulk Hogan sta continuando, cazzo. Non finisce più. Raga, non finisce più Hulk Hogan. Oh! Poppati un altro po', brother! Let me tell you something, brother! Yeah, brother! Yeah! Ok, brother! Let's go, brother! Mamma mia, ragazzi. Io ho la puntata qua Un di Sean quando classico. l'ho intervista a Larry King. Raga, un classico. Direi che il video può finire qua. Noi vediamo La mano al cielo. appuntamento al prossimo episodio. Spero che sia andato tutto bene, perché è la terza volta che lo registro. E ultima. E terza e ultima. Un saluto da Rachel e dalla Swarovski. Ciao! Ciao.